Bentornati a Radio Design, sono sempre io Nicola. Oggi siamo in compagnia, sempre qui da Idea Illuminazione, di Maurizio Franchi di Idea Illuminazione. Siamo qui per un convegno. Allora, prima domanda però che volevo chiederti è: qual è la storia di questa azienda che oggi ci ospita? La storia è qualcosa di cui tra l'altro siamo molto orgogliosi, no? Perché è un'azienda che compie quest'anno 52 anni e nasce nel 1972, diciamo così, ma va bene, comunque sì, 52 anni, e nasce da un'idea di degli esposti Aldo. DEA, infatti, non è altro che l'acronimo del nome del fondatore, e che è il nonno di Cristina degli esposti, l'attuale proprietaria, l'attuale anima dell'azienda, e diciamo che la possiamo definire come un'azienda di famiglia, assolutamente, anzi, perché proprio di generazione in generazione ha sviluppato la sua attività commerciale, si è saputa rinnovare, e questo è stato ed è molto del successo che ancora, e speriamo ancora per molto, riesca a riscuotere, al di là, no, della soddisfazione personale, diciamo così. È importante stabilire un rapporto con il cliente, no? Quello che, su cui noi lavoriamo storicamente è sì la qualità, ma la presenza. Cioè, noi ci siamo perché vogliamo risolvere il problema del cliente, oppure, se invertiamo un attimo il punto di vista, dobbiamo dire che se il cliente pensa a noi, deve pensare a qualcuno che risolve il suo problema, sia nel momento della scelta, dell'acquisto, ma del post-acquisto. Di conseguenza, negli anni, l'azienda ha implementato il servizio. Noi, è una cosa sulla quale crediamo molto, e quindi siamo giunti anche a un ottimo livello, che possiamo comunque migliorare, ma riusciamo a progettare, quindi, che è una cosa importantissima, sia da un punto di vista partecipativo, ma anche, perché non c'è da trascurarlo, quando si offre della qualità è bene tener conto anche, ed è importantissimo appunto, l'aspetto economico. Quindi progettare, in due parole, significa poter collocare l'esatta quantità di luce, certo, all'interno di quello che è l'ambiente più importante per quel singolo cliente, e poi operare, come si dice, è una cosa che mi piace moltissimo quando sento i professionisti dire, operare una contaminazione, una cosa che mi piace molto, operare una contaminazione tra i vari prodotti, che comunque nel tempo, appunto, è con questo atteggiamento ha creato la sua storia. L'azienda ha improntato sempre ed unicamente nella direzione della qualità, e quindi le più grandi firme dell'illuminazione italiana sono ospitate all'interno dello showroom di Idea. Sì, infatti vediamo, qui c'è una lampada di Castiglione, sì, che siamo, potete vedere. Siamo coetanei, è mia coetanea, è l'arco di Castiglione. Esatto. Allora, la cosa interessante è, noi spesso parliamo con i designer, parliamo con l'interior designer, però diciamo, siete voi in realtà che avete voi poi il polso della situazione, cioè, certo, il cliente alla fine viene da voi e dice, io ho questo problema, come lo risolvo? Esatto, e quindi la domanda è, intanto, se la cultura attorno al design nel tempo è migliorata, c'è una maggiore consapevolezza dell'oggetto, del design, perché spesso dicono, ah, ok, bello, ma costa tanto, non comprendono magari il valore di quel, certo, prodotto. Quindi questa è una domanda. E poi, come sono cambiate le esigenze nel tempo? Nei decenni, direi. Certamente, sì, infatti. Ormai qui parliamo di 50 anni. Dobbiamo, sotto questo punto di vista, essere soddisfatti, perché sicuramente è migliorata l'esigenza e soprattutto la sensibilità. Perché passiamo da un concetto di luce costruita, cioè legata esclusivamente alla funzione, quindi io ho bisogno, certo, di vederci, e quindi accendo la luce, quale che sia la sorgente, quale che sia la struttura che sorregge la sorgente. E invece nel tempo si è maturata l'esigenza di attribuire
al corpo illuminante la qualità di oggetto. Certo. Perché, tra l'altro, sembra un paradosso, ma se ci andiamo in fondo e facciamo un conto rapidissimo e anche molto semplice, una lampada vive la maggior parte della sua vita spenta. Certo. Quindi è di per sé un oggetto di design, di arredamento. È importante che sia un oggetto che venga percepita sotto questo aspetto. E quindi e devo rileviamo sicuramente un forte incremento su questo aspetto. Magari il cliente medio aspetta ad effettuare l'acquisto, però quando effettua l'acquisto, effettua un acquisto mirato su un'esigenza che magari ha pensato. E quindi ecco, il salto è proprio questo, da una luce costruita a una luce pensata. E quindi chi si interessa di design e i professionisti diventano per noi un veicolo importantissimo proprio per incrementare aiutare il cliente nella scelta. Certo. E siamo d'accordo perché la nostra proposta comunque segue sempre queste linee guida. Incrementare la cultura, certo, della scelta, perché c'è una forma e quella forma della lampada che crea forma nello spazio. Io molto spesso ai clienti faccio un esempio, no? che appare banale, ma vedo che li sorprendo ogni volta, quindi vuol dire che magari non ci si pensa. Certo. E dico sempre, voi potete acquistare una poltrona bellissima. Non so, qualsiasi, non possiamo fare, certo, ora delle, ma bellissima. Ora, se voi mettete, illuminate in maniera sbagliata questa poltrona, avete comprato magari un cubo. Allora mi guardano un pochino e lì intervengo spiegando il perché, la qualità, il colore della luce, il perché quell'oggetto o la coerenza delle linee, che per me è importantissimo. Quando mi affaccio ad un progetto, cerco di seguire una linea e quindi, non so, fare un esempio semplicissimo, se mi trovo di fronte a un arredamento classico che vuole evolvere, cercherò delle linee morbide, certo, no? Piuttosto che dei contrasti che magari mi portano il cliente un pochino. Però devo dire con grande soddisfazione che i clienti che vengono alla DEA sono interessatissimi, io passo molto tempo con loro e mi dedico a questo, riceviamo per appuntamento quasi, diciamo, certo, veramente, no, o perlomeno lo preferiamo quando c'è un bel lavoro da fare, e comunque non abbiamo problemi di tempo perché ciascuno di noi si dedica al cliente in maniera univoca. Lui sa qual è il suo punto di riferimento e noi siamo qui in ogni momento pronti ad intervenire sul cantiere, quindi a sensibilizzarli ancora di più. E per quello che attiene segnatamente all'aspetto culturale, il debutto del nostro numero zero di oggi. E infatti c'era una domanda legata proprio alla vostra rivista, Dea Illuminazione. Parlaci un po' anche di questa rivista, com'è nata, sì, l'idea. L'idea è nata proprio rilevando una necessità, perché noi debuttiamo nella comunicazione ufficialmente 4 anni fa e passo dopo passo abbiamo incrementato la nostra presenza da un punto di vista comunicativo e abbiamo posto in essere diverse situazioni, soprattutto in esterna, quindi partecipando come sponsor tecnici, certo, a vari eventi. Ne posso citare con tranquillità uno che è in Umbria, credo, patrimonio degli Umbri, ovvero il Festival dei Due Mondi. Certo. Quindi, ecco, e perché abbiamo creduto nella comunicazione pubblicitaria, ovviamente, ma con la presenza, che è un altro concetto che a noi piace molto, cioè essere presenti, certo, come accennavo prima, per i clienti, così anche nelle varie situazioni che coinvolgono, no, un contesto. E poi dalla comunicazione dobbiamo fare un passo successivo e siamo passati alla formazione e qui abbiamo incontrato il nostro progetto ha incontrato il favore dell'Ordine degli Architetti, al quale proprio l'anno scorso abbiamo
proposto una serie di incontri formativi che sono stati accolti e svolti, diciamo, con grande successo. Passo successivo, cultura. E quindi qualcosa che venga diffuso, certo, in maniera che anche solo, magari per curiosità, però sfogliare una rivista tematica, comunque non tanto per creare interesse fino a se stesso, ma proprio per cercare di far possedere l'argomento, certo, a chi, sì, a chi che... ovviamente magari no, si lo immagina. Poi abbiamo messo in seconda di copertina Castiglione, uno dei più grandi architetti, credo, certo, che è Castiglione. Abbiamo intervistato 2 settimane fa la figlia, Giovanna, Giovanna, esatto. E questo è molto interessante. E questo che diffusione ha? Dove si trova? Allora, questo che presentiamo oggi è il numero 0 e lo abbiamo stampato in forma cartacea, in distribuzione gratuita ai presenti, agli invitati a questo convegno, perché poi andrà depositato e in via di registrazione al Tribunale di Perugia come testata ufficiale. Okay. Poi, dopodiché, i veicoli saranno una piattaforma web, certo, il nostro sito, i social che utilizziamo e quindi, certo, attiveremo un blog in modo da poter rispondere puntualmente. Questa è un'altra cosa che mi piace sottolineare, il consenso che i clienti, venendo in mostra, mi manifestano, ci manifestano a tutto lo staff, nelle nostre puntuali risposte, nel senso che siamo contattati telefonicamente, via mail, piuttosto, certo, che addirittura WhatsApp, no? Ci mandano foto. Noi siamo tempestivi, cerchiamo di essere solleciti e il più veloci veramente possibile per stare vicino al cliente. È una scelta precisa e ci piace continuare, speriamo di farcela. Per chiudere, proprio un parere tuo personale su dove sta andando la luminotecnica da qui a 5 anni, secondo te quali sono le tendenze? Ok, guarda, noi di recente, proprio per verificare questo stato di cose, siamo stati alla Fiera Internazionale di Stoccolma e abbiamo visto che quello che noi come illuminazione abbiamo progettato 5 anni fa è ancora deve essere, come posso dire, non posso rimato fare riferimenti, certo, a marche naturalmente, però ancora deve essere metabolizzato in alcuni ambienti. Uh-huh. E io infatti siamo andati a Stoccolma segnatamente per vedere più che l'illuminazione, perché non ci aspettavamo molto, ma proprio l'arredamento, le linee, il design in particolare, ed è apprezzabilissimo, c'è un ritorno agli anni 70 sotto questo. Infatti questo volevo chiederti, perché noto un ritorno incredibile, esatto, come nella 70, moda, anche nel, esatto, design. E soprattutto al colorato, quindi anche qualche anno prima, diciamo, qualche anno prima. Sotto il profilo tecnico, la proiezione è quella di rendere delle lampade sempre più performanti, sempre meno, come posso dire, impattante. Ecosostenibilità. E quindi ecosostenibilità. Sì, non a caso oggi c'è stata anche... Sì, 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 ho visto che poi il ragazzo mondo che ha proposto è stato proposto per la pace. Sì, questo ragazzo svedese di 16 anni. Di 16 anni, io è una cosa che vedo con grande favore, perché poi è un ragazzo che ha questa iniziativa. Bisogna sognare, abbiamo bisogno, certo, di questo. Sono un sogno loro. Appunto. Chi deve sognare? Chiudiamo con questa massima. Premiato, sì. Che ci è piaciuta molto. Grazie. Grazie mille ancora.